Presentata questa mattina presso l'aula consiliare del comune di Agropoli, Alfonso Di Filippo, la 13ª edizione del Settembre Culturale. Tanti volti noti di politica, TV e del campo della cultura che si avvicenderanno nel salotto letterario che sarà allestito come di consueto presso la piazza d'armi del castello angioino aragonese di Agropoli. Alla presentazione di questa mattina ha preso parte il sindaco del comune di Agropoli, Adamo Coppola, il consigliere delegato alla cultura, beni culturali e pubblica istruzione, nonché ideatore della fortunata rassegna, Francesco Crispino. Innanzitutto raccontiamo che l'edizione di quest'anno, che come sapete è dedicata alle vittime del Covid, e devo dire che la rassegna in qualche momento dell'anno è stata addirittura a rischio proprio per i motivi evidentemente che sapete. Però grazie al sempre enorme lavoro del consigliere nostro delegato alla cultura Franco Crispino siamo riusciti comunque a mettere insieme una rassegna di ottimo livello in continuità con quella degli anni precedenti e questo ci fa molto piacere, insomma. Poi ce n'è veramente per tutti i gusti, tra i personaggi più noti certamente potremo citare Rita Dalla Chiesa, potremo citare Paola Perego, potremmo citare Michele Mirabella, potremmo citare insomma Gigi Marzullo, insomma sono tanti veramente ospiti importanti, ma a me fa piacere sottolineare un aspetto in particolare, quello legato alla legalità. Ormai sono diversi anni, ricordo l'ultima Settembre Culturale con Nicola Gratteri, insomma una bellissima serata per parlare di questo, e anche quest'anno ci siamo dedicati a questi temi, in particolare un libro di Rui Abate che parla del capo dei capi, poi ancora Paolo Itri, ancora un libro proprio che si lega alla legalità, e poi ci sarà un premio speciale quest'anno dedicato a Sandro Ruotolo, come sapete giornalista famoso per le sue inchieste specialmente contro le mafie, le camorre, da poco tra l'altro eletto senatore, sarà nostro ospite, noi gli daremo un premio speciale, quindi mi piaceva sottolineare questo aspetto comunque rilevante, perché il Settembre Culturale dà anche un segno dell'impegno sociale e quindi questo mi piaceva sottolineare. Riteniamo doveroso ripartire dopo questi mesi dolorosi con la rassegna culturale più importante non solo della nostra città ma dell'intero territorio. Siamo alla 13ª edizione e nonostante le tantissime difficoltà incontrate riusciamo a presentare all'Italia, lo possiamo dire, un cartellone di primissimo livello. Attraverso la partecipazione di giovani autori, magari al loro libro d'esordio, e autori locali, accanto a autori di rilevanza nazionale, firme importanti del mondo del giornalismo. Il format rimane immutato, come dicevo prima, quello degli autori, la location che è il castello, la copertura dell'intero mese di settembre. Abbiamo tutti gli ingredienti per far sì che questa rassegna possa crescere sempre di più, cosa che già ha fatto, e il cartellone che presentiamo quest'anno ci consente proprio questo.